Manuel Bortuzzo ha raccontato in diretta al Grande Fratello VIP i problemi che vive quotidianamente a causa della disabilità. Quanto all'aiuto dello Stato ha fatto sapere, mi danno 200 euro di pensione più l'indennità di accompagnamento, e ancora, figli? Solo con l'inseminazione artificiale. Manuel Bortuzzo, nel corso della semifinale del Grande Fratello VIP trasmessa il 10 marzo, ha deciso di raccontare i problemi della disabilità. Se durante il suo percorso nel reality si è mostrato sempre forte e autonomo, in diretta ha raccontato le tante difficoltà che affronta quotidianamente, prima però ha spiegato. Considero il GF VIP una sfida vinta. Credo che facendo vedere la quotidianità, la normalità di un ragazzo disabile, posso avere mostrato tante piccole cose che forse prima non si sapevano. Preferisco il termine disabile a diversamente abile, perché le cose bisogna dirle per come sono, senza paura. Non c'è niente di sbagliato in questo. Manuel Bortuzzo ha raccontato le sfide che affronta ogni giorno. Tra gli esempi da lui fatti, quello della colazione al bar. Se c'è un gradino è costretto a rimanere fuori. Magari se capita con gli amici ti fai una risata, se sei lì con la fidanzata, ti fa stare male, ti senti umiliato. Le difficoltà non mancano neanche quando prende un treno, bisogna chiamare prima, chiedere l'assistenza. Sono cose che ti limitano mentalmente, non ti fanno sentire padrone di te stesso. E ha aggiunto, non è colpa tua se sei su una sedia a rotelle e dovresti avere la possibilità di arrivare, dove arrivano tutti perché non hai niente di meno rispetto agli altri. Poi, riguardo a come viene aiutato dallo Stato. Io.